mongoli stanno invadendo il nostro paese. Sono brutali. Implacabili. Inarrestabili. Noi siamo 80 samurai contro un esercito. Combattiamo per fermare l'invasione. Oggi muoio per la mia gente. Stanno arrivando a migliaia. Affronteremo la morte e difenderemo il paese. Tradizione, coraggio, onore ci rendono ciò che siamo. Noi siamo i guerrieri di Tsushima. Noi siamo samurai! Lord Adachi, adesso mettili in ginocchio. Invasori! Mandate il vostro guerriero più abile! Nada, ci dirà! Io sono Harunobu Adachi, discendente del leggendario Yoshinobu Adachi. Dobbiamo resistere, Lord Sakai, a costo della nostra vita. Agli ordini, Lord Shimura. Uomini, staniamo il capo dei mongoli! Tutti voi, seguitemi! Altri cani bastardi, distruggiamoli! Forze nemici!
siamo rimasti soli. L'unica cosa da fare è trovare il capo dei mongoli ed eliminarlo. Sarò al tuo fianco fino alla fine. Lo so. Il capo dei mongoli. Sono pronto, zio. Ce la faremo insieme. Zio. Io sono Khotun, cugino di Kublai, nipote di Gengis. Fratello, tu sei un guerriero, è evidente. Ti sei preparato per tutta la vita e hai vinto battaglie che uomini mediocri definiscono invincibili. Ma mentre tu affilavi la spada, sai come mi preparavo io? Studiando. Conosco la tua lingua, le tue tradizioni, il tuo credo. So quali villaggi piegare e quali bruciare. Perciò te lo chiedo di nuovo, samurai. Ti arrendi? Come sono arrivato qui? Qualcuno mi ha tenuto in vita. Niente armi, solo provviste. Non posso fermarmi. Mongoli. Qual
Qualcuno mi ha salvato. Mi ha nascosto qui. Forse hanno la mia spada. Qualcuno ha affilato una lama. Un guerriero. L'armatura. Rotta. Ma meglio di niente. No! Come vanno le ferite? Puoi correre? Credo di sì. Dov'è la mia spada? Non qui. Ci penso io. Ti prego, nasconditi. Non farmi male! Io ho riso! No! Io ho del riso! Ti prego! Tu chi sei? Io sono Yuna. Vuoi la tua spada? Seguimi. Quanto ho dormito? Troppo. I mongoli hanno occupato metà dell'isola. Yuna. Non ora. Merda, sta giù. Oh. Andiamo. Di qua. Aspetta. Non possiamo fare nulla per lei. Ma posso salvare gli altri. Lord Shimura combatteva al mio fianco. Il Gito. Lascia perdere. Yuna, aspetta. Lord Shimura è mio zio. Sei Jin Sakai, il nipote del Gito. Devo sapere. Sarà sopravvissuto. Credo di sì. È prigioniero dei mongoli. Dove l'hanno portato? A est, sulla costa. Al castello di Kaneda. Lo terranno al suo interno. Festeggeranno la vittoria. Potrei coglierli di sorpresa. Ti uccideranno. O magari salverò Lord Shimura e rispedirò i mongoli in mare. Può avvertire lo Shogo, chiedere rinforzi. Io non ti ho salvato la vita per vedertela sprecare così. Perché mi hai salvato? Non potevo abbandonarti. Mi serve il tuo aiuto. Lord Shimura può aiutare tutta l'isola. Ed è ciò che rimane della mia famiglia. Andiamo. Sciacalli. Da qui.
presto. Sgombrato la strada. Se la attraversiamo, ci vedremo di sicuro. Correrò il rischio. Aspetta, quel carro. Ora. Muoviti. Altre guardie. Passeremo sui denti. Qua su. Sali sui tetti, saccheggi i guerrieri. Sei una ladra. Mi procuro tutto ciò che mi serve. Come la mia katana? L'ho scambiata con cibo e medicina. Che cosa? Tranquillo. Rintracciamo chi l'ha presa e la recuperiamo. La strada è ancora lunga. Prendi più provviste che puoi. È casa d'altri. Non è più di nessuno. Perdi qua. L'uomo a cui ho dato la spada vive poco più avanti. Toru! Accidenti. Quei cani l'hanno trovato. Sta di guardia. Io per lui. Deve essere qui. Io sono Jin Sakai, nipote del grande Lord Shimura. E non sono un codardo! Il tuo nemico non ha scampo. Ma devi ancora imparare a controllarti. Mi esercitavo. Con l'arma di tuo padre. La spada del clan Sakai. Ha salvato vite e posto fine a guerre. Chi è stato? Nessuno. Ti insegnerò a difenderti. Io so combattere. Per padroneggiare la spada, prima devi controllare le tue emozioni. Posso farlo, zio. Dimostralo. Vediamo cosa sai fare. Prova a colpirmi. Sì, zio. Attacca, sono pronto. Avvicinati. Ben fatto. Se avessi combattuto così, il nemico non ti avrebbe ferito tanto facilmente. Un combattimento impari. Immagina che il nemico voglia finirti. E che sia pronta a usare anche il trucco più infimo. Come ti difenderesti? È grande, ma più lento di me. Manterrei le distanze. Aspetterei che si stancasse e lo finirei con un colpo solo. Bene. Un samurai combatte sempre con pazienza e disciplina. Anche quando il nemico ricorre all'inganno. Me ne ricorderò, zio. Ora penetra le mie difese. Dimostrami il coraggio di un guerriero come Jin Sakai.
Attacco pesante per spezzare la guardia e poi uno rapido. Attacco pesante per sbilanciare il nemico e poi uno rapido. Basta! Mi arrendo. Mi hai fatto vincere. Niente affatto. Con una spada vera sarei già morto. Davvero? Non ti mentirei mai, Jin. Cambiamo un po'. Prova a bloccare i miei attacchi. Non ci andrò piano. Bene. Ben fatto. Sono sfinito. Facciamo una pausa. Non abbiamo ancora finito. La determinazione ti farà resistere a strutture. Bene. Ora impariamo a parare. Aspetta che io faccia la prima mossa. E quando colpisco, blocca il mio attacco. Bella parata. Para prima che arrivi il colpo. Ottima mossa, Jin. Fai progressi. Vuoi riprendere fiato? Ci vuole ben più di un bambino per lasciarmi senza fiato. E ora vediamo come ti difendi contro una lancia. Schiva la lancia e poi passa al contrattacco. Ottimi riflessi. Dopo un attacco sono scoperto. Hai un breve istante per colpire. Sfruttalo. Schivata perfetta. Ricorda, schiva e poi contrattacca. Ottima reazione. Vedi? Non c'è arma o guerriero che tu non possa affrontare. Grazie per le lezioni, zio. Non abbiamo ancora finito. Jin Sakai, mi concederesti l'onore di un duello? Non vorrei farti male. Se sei così sicuro di te, fatti sotto. Il primo che mette a segno 5 colpi, sceglie la cena. Spero ti piaccia il polpo. Molto bene. Prima di mangiare, ho un'ultima domanda. Per generazioni, le nostre famiglie hanno seguito un codice. Quali sono le virtù che ci guidano? La lealtà al Signore, il controllo delle emozioni e... Lo sai bene. L'onore, per combattere con coraggio e proteggere l'eredità del clan Sakai. Quelle sono le parole di tuo padre. Cosa significa l'onore per te? Credo... proteggere le persone. Coloro che non possono difendersi. Hai un cuore buono. Ma prima... dobbiamo dimostrare che serviamo il nostro Signore con coraggio, integrità e controllo di sé. Lo fai sembrare facile. Non è mai facile, Jin. È una lotta quotidiana per me. Ma dobbiamo fungere da esempio per la nostra gente, rimanendo fedeli al codice. E anche a noi stessi. Questo è il significato dell'onore. Ahnotter Samurai! Serve un cavallo. Nelle stalle qui vicino. Di qua.
Mongoli. Sono in tutta l'isola. Le stalle? Dietro quella fattoria in fiamme. Seguimi. Possiamo avvicinarci, tagliargli la gola e ucciderli senza far rumore. Senza onore. Non infrangerò il codice. Avanti, invasore! È vicino. Non possiamo salvare tutti. Non scappo più. Voglio essere d'aiuto. Accidenti. Altre guardie. Non ci sfuggirà nessuno. Grazie, signore. Dicevano che i samurai erano tutti morti. Sai dove nasconderti? Dicono che il Tempio Dorato sia sicuro. Va lì, evita la strada e difendi tuo figlio con la vita. Hai rischiato la vita per loro. Non potevano difendersi. Inoltre, non voglio che la nostra gente muoia. Anche altri hanno bisogno di te. Mio fratello è prigioniero dei mongoli. Ecco perché mi hai salvato. Taka è tutta la mia famiglia. E Lord Shimura la mia. Ti prego, rivoglio solo mio fratello. Ti aiuterò dopo aver salvato mio zio. Promesso. Vengo con te. Le stalle sono più avanti. Andiamo ai cavalli. Sono cavalli samurai, i pochi non schierati in battaglia. Un bene per loro e per noi. Che cavallo vuoi? Tranquillo. Fa per te. Gli serve un nome. Sora, luce dal cielo. Zio è prigioniero lì dentro. Mura troppo alte da scalare. Creiamo un diversivo e infiltriamoci. No. Passeremo dall'entrata. Il Khotun Khan ha bruciato i nostri migliori spadaccini, umiliato mio zio, massacrato i guerrieri di Tsushima. Gliela farò pagare cara. Commettendo gli stessi errori che uccisero i tuoi compagni. È ciò che crederanno i mongoli. Ma stavolta colpirò per primo. Li finisco, aspetta qui. Sono qui per Lord Shimura. Z-
forza agli Ulti! And stick them back. Ce l'hai fatta? Sembri sorpresa. Cos'è questo rumore? Non lo so. L'hanno usato anche sulla spiaggia. Siamo bloccati. Devo farlo. Stai indietro. Da solo. Libera la strada. Quando troverò Lord Shimura dovremo fuggire subito. Preparo i cavalli. Bene. Se non mi vedi tornare, va nella foresta. Sono Jin Sakai, nipote di Lord Shimura. Sono qui per vendicare il suo onore. Jin! Tuo zio mi ha parlato molto di te, Jin Sakai. Gli mostrerò suo nipote distrutto e umiliato, implorante di unirsi all'impero mongolo. Jin!
Questo è il tuo momento, Lord Sakai. Vieni qui, piccolo. Tuo zio ti osserva. Arrenditi, Lord Sakai. Ti taglierò la gola. Basta. Arrenditi. Spiega a tuo zio che può portare facilmente la pace del paese. Fallito. Di nuovo. Padre. Jin. Aiutami. Possa la tua morte giovare a tutti. Giovane signore, è ora. Eccomi, Yuriko. Tutta l'isola è qui per piangere vostro padre. Puoi mandarli via. Dovete riceverli, Jin. Ora siete il signore del clan Sakai. Sì. Non siete solo, Jin. Vostro padre è nel vento che vi sostiene. Vostra madre negli uccelli, sugli alberi. E mio zio? Ve lo dirà lui. Alla pira di vostro padre. Grazie, Yuriko. Il clan Adachi sarà sempre disponibile se avrai bisogno di una guida. Tuo padre è sempre stato il baluardo del popolo. Un vero samurai. Io non l'ho salvato. Sono stato un codardo. Jin. Tu sei un samurai. È morto per colpa mia. Tuo padre è caduto in battaglia salvando il suo unico figlio. La sua ricompensa è una morte da guerriero. Ora tu porterai avanti la sua eredità. Lo spirito di tuo padre risiede in questa lama. Lui è sempre con te. Domani verrai nella mia fortezza come mio pupillo. Ma oggi devi dire addio a tuo padre.
subito. Padre. Come posso salvarlo? Dai. Yuna. Yuna. Jin, cos'è successo? Ho trovato Lord Shimura. Io potevo salvarlo. Ma il Khan era lì. Ho deluso mio zio. Almeno sei tutto intero. Ho giurato di proteggere l'isola con la vita. Ma ora i mongoli ci hanno rubato il paese. Ucciso i samurai. Non ricordavi cosa vuol dire affrontare chi è più forte di te? Sentirsi deboli. Quando ci troviamo faccia a faccia con la morte, dobbiamo fare di tutto per sopravvivere. Il Khan si aspetta una guerra contro i samurai. Anticiperà ogni nostra mossa. Se non troviamo come coglierlo di sorpresa. Così salveremo Lord Shimura e il nostro paese. Io ti aiuterò. Mongoli, gli sgherri del Khan. Sono troppi! Nasconditi nell'erba! Gli sgherri del Khan. Sono troppi! Nasconditi nell'erba! Arriacimi cubata. Per in hattes bella. Un zuer. Du chwatsch mit di scho. Samora gol hat auch die voll noch. Wir sind bagara. Sama so wo go. Ti staranno dando la caccia. I cani hanno spaventato i cavalli. Sono destrieri dei samurai, sanno tornare dai padroni. Bella mossa. I mongoli saranno sulle tue tracce. Dividiamoci. Li distrarrò mentre fuggi via. Non me ne vado finché non avremo salvato mio fratello. Devo prima trovare altri alleati. Abili guerrieri. Come Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi. Il loro aiuto. Anche mio fratello può aiutarti. Una volta in salvo avrai al servizio il miglior fabbro dell'isola. Creerà qualsiasi strumento utile a salvare tuo zio. Per scalare le mura del castello? Tu lo sogni, Taka lo realizza. Dove lo tengono? L'hanno preso vicino a Kechi. Va lì e chiedi in giro. Ti raggiungo presto. Taka non durerà a lungo in mano ai mongoli. Yuna, salveremo tuo fratello. E tuo zio. Thank you.
Andiamo sopra!
adesso. Natura protettrice. Tutti insieme. Ditemi se posso fare qualcosa per le vostre lame. La katana del clan Sakai. Un'arma splendida. L'hai riconosciuta subito? Per me, ogni lama è unica. Riconoscibile come una persona. Lord Sakai, portatemi i materiali che mi servono. E sarà un onore migliorare una spada così pregiata. Mi rincresce. Ma non avete il necessario per questo lavoro. È un onore sapere. Assaltami. Gira voce che i samurai non fossero soli a Komoda. C'erano anche i cappelli di panna. Perché? A Komoda sono morti tutti, tranne un samurai. Se ci fossero stati i cappelli, sarebbero morti. Forse sono riusciti a scappare. Non seguono lo stesso. Conoscevo un uomo che sosteneva di aver stretto un patto. L'armatura come vi sta, signore? Riparo ogni tipo di armatura fino a far invidia ad Achiman in persona. Anche un'armatura rotta, fresca di battaglia? Beh, questa sembra piuttosto malconcia. Portatemene una in condizioni migliori e sarà un onore lavorare per voi. Addio. Preghiamo per voi, signore. Sarei onorato di lavorare alla vostra lama. Sapeva... Perdere le nostre case non era abbastanza. Ora dobbiamo vederle in mano ai mongoli. Ho visto troppe case date alle fiamme e rase al suolo. Qualche giorno fa hanno occupato una casa. L'uomo che ci viveva non vuole andarsene. Continua a chiedere aiuto. Vedrò di trovarlo. Ditemi se posso fare qualcosa per le vostre. Thank you.
Buonasera. Un altro samurai, vivo. Credevo fosse rimasto solo Lord Jinroku. Non l'ho mai sentito. È a Kashine, signore. Sarà sicuramente felice di vedervi. Sono curioso di conoscerlo.